Buongiorno, allora oggi giretto tranquillo qua sul Ticino, sono a Lonate Pozzolo, quindi faccio un giro ad anello qui all'aeroporto di Malpensa. Qualche sentiero già l'ho fatto, qualcun altro nuovo, nebbione, freddo, 0 gradi, però sembra che non ci sia palta. Ok, quindi costeggio il Villoresi fino ad arrivare al canale industriale. Ok, sono arrivato al canale industriale, uno dei canali industriali. Adesso vado avanti, vado nell'altro canale industriale fino ad arrivare al Ticino. Ok, ora costeggio il Ticino fino ad arrivare al canale industriale qua a sinistra, i Villoresi qui a destra e in mezzo c'è il sentiero che è spettacolare. Poi dopo avanti si può arrivare fino alla diga del Pumper. La nebbia non vuole scendere, questa qua è una spiaggetta che praticamente d'estate è sempre piena di gente. Adesso qua c'è la cunetta, poi c'è anche il pezzo dietro e niente, proseguo. Tante paperelle! Mazza che nebbia! We'll be right back.
piatta, è la prima volta che la vedo funzionare. Ok, qua finisce il sentiero tra il Villoresi e il canale industriale. Sta uscendo il sole fortunatamente e adesso proseguo nei sentieri dietro dove c'è il paesino Maddalena. Interessante, lungo la traccia, devo andare di là, sa cazzo cosa stanno facendo. Niente, altro bivio, anche qua devono scassare la wallera, vedo che anche là in fondo ci sono ancora. Niente, devo riuscire a tirare dritto. Ok, mia avventura in questo bosco, devo andare per forza di là. Mo col telefono con comodo riesco a vedere i vari sentieri, eccetera. Devo riuscire per forza andare di là. Ok, ho trovato un sentiero, adesso vediamo se da questo riesco ad aggirare quel cavolo di cantiere maledetto. Ancora? Ma quanto cavolo è grosso sto fottutissimo cantiere di sta coppola? Cioè, ma fin dove arriva? Niente, continuo ad affiancare il cantiere fottuto fino ad arrivare in fondo, cioè in teoria una strada traversa, così riesco ad andare dall'altra parte. E niente, il sentiero è finito e adesso mi tocca andare avanti così. Anche oggi la mia bella dose di madonne la tiro giù. Ah, finalmente, mica che i due coglioni. Beh, qua ancora continua, cazzo, arriva sto cesso di cantiere. Adesso qua c'è sentiero, poi sentiero e poi prima di tirare giù il porcone di cielo. Sentiero, destra, poi in teoria c'è la strada e vediamo se almeno lì non sono arrivati col cantiere. Fortunatamente la strada l'ha lasciata. Adesso vado fino in fondo, taglio a destra e riprendo il mio giro. Qua stanno costruendo la Salerno, anzi non la Salerno, a Malpensa Reggio Calabria. Ah, sai che chi? Fino in fondo, è una strada nuova. Certo, abbiamo bisogno di strada. Ok, ho fatto il pezzettino di strada e adesso riprendo il mio giro. Qui ci sono anche le sedie delle signorine a pagamento. Perfetto. Boh, proseguiamo. Ok, sono arrivato al Museo Augusta. Che guardalo. Ok, quindi Museo Augusta, adesso pezzettino di strada, qualche sentierino, rientro. Ok, sono quasi
tornato al parcheggio, sono circa 35-40 km e bello anche qua, bello, il verde è sempre bello da vedere e vabbè, dislivello 200 metri, giro particolare, non ho mai fatto con nebbione, devo dire che è abbastanza suggestivo, peccato per l'imprevisto di sto cantiere infinito che mi ha proprio rovinato tutta la parte di là, quindi devo andare a vedere anche la piramide di là. Quindi se scaricate la traccia, mi raccomando, occhio, perché il pezzo di là è tutta spinta dentro al bosco, che smadonnate come smadonnavo io, quindi lì bisogna anche capire un attimino i sentieri liberi quali sono, perché è tutto chiuso, cioè hanno tagliato in due il bosco con quel cantiere. Quindi scaricate la traccia, vedete un attimino voi dove andare a modificare. Quindi se vi è piaciuto il video mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video a Natale. Ciao!